Oggi inizia il tour della fiaccola dell'amicizia in Italia, partiti da Strasburgo per la prima volta a Sanremo. Un tour molto lungo e impegnativo. Alors, c'est juste, la flamme a débuté son parcours le 20 juillet à Strasbourg. Elle a sillonné toutes les grandes cités et villes de la France et Sanremo, c'est la première escale en Italie. Effectivement, la fiaccola est partie de Strasbourg le 20 di luglio, a passato les plus grandes cités de la France et comme prima tappa oggi in Italia arriva a Sanremo. Un tour lungo e impegnativo, ma che cosa porta con sé la fiaccola dell'amicizia e qual è il suo messaggio? Come il nome lo dice, è un partage dell'amitié, è una flamme che è donata di mano in mano, di ville in ville, d'être humain in être humain, di generazione in generazione. Elle passe le frontiere e è attraverso questa flamme que justement on transmet l'amitié au prochain. Come lo indica il suo nome, la fiaccola dell'amicizia passa di frontiera in frontiera, di persona in persona, di città in città, e l'obiettivo è proprio quello di condividere e di portare l'amicizia tra popoli e nazioni.